Bentornati al canale Amo gli italiani, con le ultime novità di oggi. Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, ecco quali sono i motivi per cui si sono lasciati, i dettagli e le curiosità della vicenda. Una delle coppie che ha segnato il mondo dello spettacolo soprattutto negli anni 90 è stata proprio quella formata da Katia Ricciarelli e Pippo Baudo. Nel corso degli anni, i due hanno coronato il sogno del loro amore finendo a far parlare tutti i giornali. Nonostante la felicità iniziale, i due hanno successivamente scelto di proseguire la loro vita in maniera separata, ma quali sono stati i motivi della rottura? Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sono conosciuti a metà degli anni 80 e tra loro è scattata la scintilla. I due non erano molto giovani quando hanno deciso di mettersi insieme, in quanto lei aveva 40 anni e lui 50. Tra loro la scintilla è stata forte tanto che solo dopo due anni dalla relazione, la coppia è convolata a nozze per la gioia di tutti i presenti. Katia Ricciarelli ha più volte parlato di quell'incontro che le ha cambiato la vita affermando, "Eravamo molto affiatati. Lui amava il mio mondo, io rispettavo il suo. La storia d'amore tra il conduttore e la cantante lirica arrivò al capolinea dopo 20 anni provocando dispiacere per i tanti che li avevano sostenuti. Nel corso della sua carriera, sono stati davvero i curiosi che volevano scoprire come mai una coppia che ha cambiato il mondo dello spettacolo ha preferito separarsi piuttosto che affrontare insieme le controversie. Katia Ricciarelli e Pippo Baudo come mai si sono lasciati? Ecco la verità. Ospite della trasmissione di Rai 2, I Lunatici, Katia Ricciarelli recentemente ha voluto ripercorrere gli anni della sua carriera e la sua lunga storia d'amore con uno dei conduttori più significativi e importanti della televisione italiana, Pippo Baudo. La donna ha confessato, "Ci siamo sposati nel 1986, è stato un matrimonio felice. Ci siamo incontrati perché qualche volta andavo ospite da lui. C'era solo il buongiorno e buonasera. Ci siamo sposati veramente per amore. Io dicevo, ecco è finalmente arrivato l'uomo della vita." La cantante ha proseguito il suo racconto svelando i motivi della rottura che, magari, potevano essere associati ad una mancanza di dialogo, "forse la mancanza di dialogo perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, ha portato a venire a mancare il dialogo, che secondo me non va mai dimenticato. Un consiglio alle coppie? Non dimenticatevi mai di parlare, di litigare anche, ma non chiudetevi mai in voi stessi. Questo ci ha fatto del male, per questo ci siamo separati. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video."